Bene, ci siamo. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andranik e bentornati su Yu-Gi-Oh! GX. Senza che sto a fare la tiritera ogni volta con Legacy of the Duelist, eccetera, eccetera. Siamo ancora su Yu-Gi-Oh! GX, non ho ancora finito gli incontri invertiti, non ho fatto neanche uno a dire il vero, però continuiamo alla streak di vittorie che ci porterà poi alla fine. Siamo a metà più o meno, quindi non va neanche troppo male. Tre duelli anche quest'oggi, cercasi lavoro è il primo di questi. A quanto pare Crawler e il vice cancelliere Bonaparte, Napoleone, sì, a quanto pare, perché è nano come il vero Napoleone, vanno dal direttore a dire: oh, senti un po', noi qua abbiamo ammazzato 3-4 persone a duello, si intende. Shepard, che tra l'altro sembra quasi uno slifer rosso, dice: insomma, che dobbiamo fare? Come va? Si vantano delle loro vittorie, ma Napoleone qua dice che Crawler ha battuto solo bimbetti piccoli e quindi non va bene. Ovviamente Shepard si arrabbia e dice: andate un po' a lamentarvi da qualche altra parte, io non voglio più vedervi. Sono stati appena licenziati. Bravissimo. Attenzione, ma è Pegasus? Ma Pegasus non era... No? A quanto pare no. Sembra che l'abbia chiamato il cancelliere Shepard e sembrava che avesse anche una certa fretta. È il presidente Pegasus della Industrial Illusions e creatore di Duel Monsters. Ovviamente Crawler e Bonaparte vogliono essere assunti perché dici: senti un po', qua noi ci hanno licenziato, che facciamo? Siamo disperati. Eh sì, si vede, ecco, bravissimo. Non la lasceremo andare finché non ci avrà assunti. Va bene, siete assunti, a posto. Però prima dovrete sconfiggermi a duello. Era ora, bene. Abbiamo anche la carta incrocio di razze. Noi scegliamo Junken. Oh, abbiamo vinto. Secondo, bene. Non volevo guardare, avevo paura. Sì, perché io non muovo il mouse, quindi non so quale scelgo, no? A genius. Tra l'altro, il deck di Pegasus bisogna anche pescare le carte buone per riuscire a vincere. Finita. Addio. Allora, stavolta iniziamo con delle carte leggermente più decenti, però c'è sempre Crawler che, insomma, c'ha quel deck particolare che può evocare 10 mostri in un turno solo. Per l'appunto. A posto, è andata, vai. Proprio di 100 punti, preciso. Bomba. Io ci provo. Ho messo 24 ore Toon, ho evocato forza l'attacco Goblin Toon, vediamo se evoca qualcos'altro. Io non ho parole. Allora, rievochiamo un altro mostro Toon, mettiamo un'altra 24 ore Toon coperta e vediamo se stavolta ce la facciamo. Oh yes, oh yes, oh yes. Vai, torna là da papino. Ma ci becchiamo 1000 punti danno, però almeno qualcosina facciamo, Avrei il Cyber Drago Toon, ma... All'inizio sta mano sembrava fatta un mocco meglio, ma... No, a quanto pare no. Adesso sì. Allora, ho attivato foglio illustrativo e ho preso un altro foglio illustrativo. Voi direte, ma sei stupido? No ragazzi, invece è così che bisogna giocare per sfoltire il deck e arrivare prima alle carte migliori. Quindi mi sono giocato i tre fogli illustrativi e ora mi prendo il regno Toon. Cerchiamo insomma di giocarlo e di riuscire a fare qualcosa, perché se no ragazzi qua stiamo davvero messi male male male. Ora attiviamo l'effetto di mano di fumetti, ci prendiamo il suo ingranaggio antico, lo mettiamo qui. Ah, potevo evocarlo prima. You stupid. Attacchiamo direttamente l'avversario. Non può attivare carte trappola durante il turno in cui questa carta attacca. E posso attaccare direttamente perché diventa un mostro Toon. E i mostri Toon, grazie al regno Toon, possono attaccare direttamente. E buona così, raga. È fatta. Wow. Bisogna trovare la strategia che ti porta al successo. Abbiamo cuore di ghiaccio. Siamo Jaden contro... Alexis, a quanto pare Alexis vuole duellare contro Jaden e Jaden accetta. È la cosa più intelligente che tu abbia mai fatto, o forse la più stupida. Così, però proprio di getto duelliamo. Certo, dopo che abbiamo passato mezz'ora a ciarlare con quegli altri idioti, è giusto che ci
Facciamo una cosa un pochino più veloce, no? Oh, 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 che belle carte che vedo in mano. Che belle carte. Wow, that's awesome. Abbiamo le carte numerate. Io direi di andare subitissimo con... Ah no, ma sì, andiamo con colpo Big Bang. Vai. E terminiamo il turno così. Potremmo anche attivare... Se lei ci distrugge Sparkman... La infidiamo benvenino. Va bene, va bene. Dragoneve. Ma signorina, mandate presente. Beh, cos'era questa? Ragazzi, ma io mi sento proprio... Come posso dire? Frizzante in questo momento. Sapete cosa facciamo ora? Una cosa proprio bella Che? Cosa? No, che sbaglio! Non posso attaccarla! Mannaggia! Non me ne sono accorto. Va bene, vabbè, ho sprecato una carta, non fa nulla. Non pensavo minimamente che quello fosse l'effetto. Signorina, ora... Io ho sempre lui comunque sia che ha Big Bang Attack, cioè voglio dire, non è che... E ora l'attivo su questo Sparkman, ok? Prima ho fatto la cazzata. L'ho attivata sullo Sparkman sbagliato. Perché sono un idiota. È andata così, va bene. Perfetto. Sì. Ah, a parte che potevo fare oltre là. Vabbè, no, no, oltre là, ma no, perché ci vuole il mostro, ci vuole. Vabbè, aia. Ma ora posso attivarlo, effettivamente. Sì, ma sta carta è sgravata, porca miseria. Sto deck forse non è tanto scarto come pensavo all'inizio, Ci sa fare, Alexis? Allora, facciamo un po' un attimo una cosa un po' da pro. Attiviamo l'effetto, scegliamo tre carte, vai. Oh! Abbiamo Neos, Abbiamo Neos. Ah, è vero, posso cambiarlo su di lui l'attacco, giusto. Pistola Spark. Allora, devo un attimino farmi due conti. Acca miseria. Allora, attiviamo il richiamo del posseduto. Per forza Neos. Devo costringerlo ad attaccare con... Oh, mamma mia, che paura. Ok. Devo per forza fare l'attacco a quello più forte. Volevo fare un'altra cosa, ma a quanto pare... Anche se l'avessi fatta, non avrebbe funzionato comunque. Attenzione, ho pescato Breaker Armatura. Ragazzi. Questa è fenomenale, Attenzione. Perché a questo punto attiviamo l'effetto di O oltre l'anima. Evochiamo Sparkman, ok? In attacco. Potrebbe funzionare, potrebbe funzionare. Allora, attiviamo pistola Spark. Su Sparkman, ovviamente. E dovrei essere in grado di giocarmi l'effetto di questa carta? Sì. Ok. Breaker. Mettiamola qui. Ragazzi, se tutto va bene... Crocio le dita. Questa. Va bene così. Potrebbe fare attacco kamikaze lei, Ah no, se la gioca in difesa? Attivo pistola Spark e voglio mettere in difesa questo, così glielo distruggo. Quindi posso attivarlo anche più volte durante il turno, ok. Va bene, va bene. Non è un gran problema. Oh, sacrifica, Ah, ok. Ok. Dovrebbe disattivarmela. No, non lo fa. Bene. Ok. Quindi l'effetto di quel... di Breaker si attiva ogni volta che infligge... Ah, va bene, va bene. Ah, però ha fatto bene a non distruggere pistola Spark, perché ora mi serve.
La trappola, perfetto. Sapete che c'è? Evochiamo il colibrì. Attiviamo l'effetto, ci guadagniamo 1000 life point, easy easy. Attacchiamo con Sparkman e poi anche con il colibrì. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Si è giocata tre agnelli dispersi, direi anche basta ora, eh. Ho pescato un altro breaker armatura, riattivo il suo effetto, la mettiamo qui. Ora, devo infliggere danno per, appunto, distruggere un mostro avversario. O meglio, per distruggere una carta dell'avversario. Quindi per ora la mettiamo qui. Vediamo che combina. Cavoli. Cavoli. Una bottina dell'abilità? Dai, dai, dammi qualcosa. Attenzione. Ha detto una volta per turno puoi scegliere una carta posizionata e come bersaglio e distruggerla. Quindi, per fortuna ho pescato due richiami del posseduto e posso giocarmela. Vuoi pescare una carta? No, no, non voglio attivare l'effetto. No, devo aspettare che lei vada e attivi il suo effetto. Va bene. Perfetto. Ok, attiviamo l'effetto ora. Signorina, lei non si aspetta minimamente quello che sto per evocare ora. Neos, eroe, elementale! Guarda un po' come batti in ritirata! Una carità caritatevole? Attivo l'effetto di altalena dei ricordi! Scelgo Sparkman! E lo evoco in posizione di attacco! Faccio come nell'anime che dicono ogni singola cosa di quello che fanno perché noi non lo vediamo. Un po' come gli youtuber che dicono quello che sta accadendo mentre giocano. Vinto! 27 turni, mamma mia. Abbiamo anche un amore duro. Suona un po' male, però. Sono Zen contro Cyrus. Vabbè. Qua Zen, se gli cambiano nome ogni tanto. In genere quando vado per primo vinco, quindi sai. Mi sarebbe piaciuto andare per primo. Corno cyber oscuro, Aili cyber oscure. Non mi piace dove stiamo andando a parare. The final masquerade. Boh, attacchiamo tanto. Male che va. Male che va. Ah, bene. Per non farci mancare nulla. Però noi siamo furbi e indefessi. Evochiamo drago esplosivo. Voglio vedere se lo attacca ora il bastardo. Allora, facciamo un po' una cosa. Evochiamo corno cyber oscuro. C'è il draghetto di livello 3. Lo equipaggiamo, lo mettiamo qui. E ora che abbiamo 2200 di attacco. 2200 di attacco. Io direi che possiamo distruggere Trackroid. Ora, lui non mi attacca. Il kamikaze qui. Perché sennò viene distrutto anche lui. Quindi che fa? Batte in ritirata. È scemo. Io allora evocherei anche ali cyber oscure. Così ci prendiamo l'attacco del bombarolo matto. Dato che può attaccare direttamente, il suo attacco viene dimezzato. Ma chi se ne frega? Lo facciamo comunque. Tanto possiamo attaccare con lui il mostro in difesa. 1200. Buona così. Ragazzi, sta andando bene. Sta andando bene. Se pescassi la carta che mi serve... Drago Dread non, proprio non mi può fregare di meno. Eccolo qua. Attiviamo la pottina. Eccolo, scheletro cyber oscuro. Allora, ragazzi, abbiamo fatto tripletta. Abbiamo tutte quante le cyber oscure. E se avessi una polimerizzazione o un vincolo di potere, potrei anche attivarla. Credo che Zayn abbia vincolo di potere. Però noi ragazzi siamo il più forti. Non più forti, il più forti, perché è giusto sottolineare lo sbaglio, il, e attaccare. L'attacco finale. Ali cyber oscure conclude questo duello. Cosa c'è di più bello? Tra l'altro, Maximilian Pegasus si incontra con il cancelliere, ma non l'hanno, non si erano già incontrati? Cancelliere, grazie per essere venuto con poco preavviso. Il tuo sito web non era disponibile e avevo bisogno di aggiornare i risultati del torneo. Come vanno le cose? Non come avevamo sperato. La carta Eroe del Destino non è ancora emersa?
Cosa c'è di speciale con questa carta? Fu sviluppata 10 anni fa da uno dei miei dipendenti, tuttavia la carta fu rubata. E chi l'ha rubata? Non lo sappiamo. Quando questa carta fu creata, i miei scienziati scoprirono uno strano fenomeno astronomico. Questo buco bianco sembrava che emettesse onde luminose attraverso l'universo. Considerando che un buco nero assorbe energia, il buco bianco la emette, quasi come un vulcano celestiale in eruzione. Ma esiste il buco bianco? Io credo di no! Non sto perché sto urlando, ma ora che ho raggiunto questi decibel non vedo come posso fermarmi. Ad ogni modo, questo buco bianco emette la luce di distruzione. Ah! Però era già successo, perché questa energia luminosa ha raggiunto la Terra e cercava un corpo da abitare. E quindi scelse di abitare nella carta del destino. Ah! Quindi questo era tipo un mini arco. Il prossimo è la mano della giustizia, ragazzi. Io mi fermo qui. Abbiamo fatto 3 duelli. Insomma, 2 duelli meno intensi, ma il primo, ragazzi, con Decktoon. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! Come sempre, in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!